chi mi sa dire dove ci troviamo? Avete l'idea? Al Museo Pitre. Museo Pitre è una cosa. Chi? Nella cucina reale. La cucina reale è la cucina. Esattamente, che si chiama, per noi qui adesso si chiama cucina rustica. Non si tocca nulla, perché un museo, l'oggetto che voi vedete, già è vecchio, ma vecchio assai. Immaginate una piccola casa, però molto strana. La si diceva cascina, ed era fatta molto, molto strana, perché sembrava cinese. Noi abbiamo voluto fare questa cosa qui a Palermo, e è piaciuto tanto al re. E quindi, modificando la cascina, abbiamo inventato la palestina cinese. E qui siete nelle cucine. Il re del quale parliamo adesso si chiama Ferdinando. Ferdinando IV, ok? Lui quando si è sposato, hai un'idea tu? Chi era la moglie? Carolina si chiamava, ed era austriaca. Qui ci sarebbe la cucina del re, e quella là, rustica vuol dire di campagna. Faremo una brigata. Lo sapete cos'è una brigata? È il nome che si dà alla gente che lavora in cucina. C'è qualcuno di voi che vuole diventare cuoco? Io. Tu? Io. Questo è un bel mestiere, sapete? Signore e signora, a voi, Marco, chef. Che cos'è il cibo che mangiamo? Le carni vive e le carni morti. Le carni vive sono quelle che abbiamo sul posto. Allora, qui, in qualche parte, avremmo avuto dei maiali, avremmo avuto delle galline, avremmo avuto delle anatre. Che cosa facevamo con il maiale? Facevamo le salsicce, i prosciutti, facevamo i salami, facevamo i cotechini. Sapete cos'è il cotechino? Cotechino sono le zampe. Ma all'epoca non c'era il frigo, non c'era il congelatore, quindi dove andava? Marco, tu che sei lo chef, dove va la carne? Dove la si conserva? Che cos'è che può conservare le carni? Il sale. Quindi tu che sei lo chef, hai bisogno di un tuo aiutante. Chi si occupa della carne? Vitelli, maiali. Allora, la carne morta. Che cosa la gente mangia di più? Voi, che come me siete gente del popolo, che cosa mangiamo di più? Il pane. Voi pensate che ogni giorno il re va a comprare al panificio il suo pane? Quindi facciamo entrare qui del grano, ok? E a che abbiamo il grano? Faremo e il pane e la pasta. Un fornaio. Un panettiere. Una persona specialista del pane. Ti piace questo te? Te l'ho trovato io, Amonini. Specialista delle carni vive, specialista della carne morta, specialista del grano per il pane. Ho bisogno di qualcuno per la pasta. Chi mi fa la pasta? Lui. Le patate, le cipolle, l'aglio, il broccolo. Ora abbiamo bisogno del pesce, cavolo. Ora, che cosa significa? Come ti chiami, amore? Giorgia. 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 Ci sono delle varietà di pesce per il popolo, ma il re. Siete sicuri che mangia lo stesso pesce del popolo? Ve lo potete scordare il pesce spada per il popolo un tempo. E ce n'è un altro grosso, enorme pesce, solo per i nobili. Come si chiama? Grosso, bravo, il tonno. Allora, noi in Sicilia abbiamo un privilegio. Che cosa abbiamo come privilegio? Arance, limoni, mandarini, mandaranci. Allora, chi si occupa di frutta? C'è qualcuno che ama la frutta, che si intende? No, voi siete già, avete un mestiere voi. Paolo ha la frutta. Ricordatevi bene le cose, no? Che cosa manca? Abbiamo il pesce, abbiamo la carne, abbiamo la frutta. Ma la Sicilia è una terra tra le più note per la sua pasticceria. Dolci dell'epoca araba, il cannolo, cannulus in latino. Avete visto un filo d'erba? Ok? Una spiga di grano così, ok? Ebbene, il tubetto è come un tubo, ok? Ebbene, questo tubetto ha dato l'idea di fare un tubo da riempire con la ricotta, per questo motivo si chiama cannolo. Piccolo tubo significa, ok? Scopriamo qualcosa che viene dall'America del Sud, e più precisamente
dagli aztechi, la cioccolata. Wow. La cioccolata calda. E il nostro Marco è specialista in cioccolato. E il vino! Dio buono, siamo in Sicilia! Senza vino! Allora tu, alzati, come ti chiami tu? Umberto è una persona che ha delle chiavi, dei scantinati, dove ci sono le botte di vino, e credetemi, adesso il vino, sarete sorpresi, non è mai facile fare del vino, ma oggi è estremamente semplice. Una volta fare il vino era quasi miracolo, eh? Vedete che era difficilissimo. Questo qui ha una responsabilità enorme. E quindi voi qui riscaldate, ma non preparate qualcosa di elaborato, qualcosa di complicato. La cosa complicata si fa qui. Guardate bene. Questa è una pinza per fare le ostie. Quando voi fate la comunione, il prete vi dà l'ostia. Ebbene, una volta l'ostia, l'avete capito, qui non è che troveremo una chiesa pubblica, noi troveremo una chiesa per il re e la regina. Quindi le ostie, al massimo quanto potevano essere tra gli amici, gli ospiti, potevamo fare 30-40 ostie, non di più. Amorina, andiamo a vedere la cucina. Siete pronti? Perché io devo andare a mettere certi salami, certi lardi e anche certi pesci? Come? Te lo insegno. La trotta. Sopra il fuoco. Ma perché? Per affumicarli. Ma ci sono anche... Chi si occupa del formaggio qui? Sei tu? Anche certi formaggi. Come la scamorza. Il capo dov'è il capo di contrabbando? Vieni qui, capo di contrabbando. Il giorno che tu hai assunto lui, perché sei tu, che assume. Assume cosa vuol dire? Che dai lavoro. Lo hai assunto con i suoi coltelli. I coltelli non sono mai della cucina. I coltelli sono privati. Ve lo ricordate il cacao? È una grossa fava così. Quindi bisogna rompere il guscio. Ma una volta che hai rotto il guscio, che lui se ne sbarazza naturalmente, dopo bisogna macinare. Questo si chiama un mortaio. Ok? Questo mortaio serve maggiormente per macinare il grano. No, una cosa ben precisa. No, il grano no, il grano lì. Per il pesto. Noi abbiamo conservato in Sicilia l'usanza delle feste religiose e queste sono delle formelle. Dimmi tutto, caro. Sembrano quelli per fare la mortolana. Sei un dio. Sei un dio. Questo si chiama un monaco. Qui che cosa si mette secondo voi? L'acqua calda. Non si. Tu immagini andare a mettere dell'acqua nel letto? Non si. Carboni ardenti. E sono belli, belli caldi, sapete? Naturalmente ci sono dei fori, perché sennò si spegne dentro. Immaginate che qui c'ho il letto. Io apro il letto, non tanto, lo apro per poggiare questo, e quindi tra il lenzuolo di sopra e quello di sotto, io muovo questa cosa qui, così. Questi piatti, oggi li adoperiamo in tante case, lo vedete sul muro, perché sono belli. Ma, scusatemi, non sono stati fatti per essere belli, sono stati fatti per essere usati. Ok, ma perché così grandi? Ti immagini un po'? Mangiavamo una volta al giorno. Una volta al giorno. Quando? La sera. Perché? Perché tutto il resto della giornata lavoravamo nei campi a mano, non è che c'era il trattore. Ed è per questo che in Sicilia abbiamo inventato gli aneletti, la pasta al forno. Allora, era fastidioso fare spaghetti, figurati, non si può fare spaghetti completamente. Spaghetti è delicatissimo a fare. È difficile ancora oggi farlo per tante persone, no? Allora, si faceva, bisognava trovare una pasta molto resistente, parliamo di 11 minuti di cottura addirittura. E ora lì c'era un vero e proprio gattò di pasta, ok? Che potevamo infornare così su una teglia, mangiavano 10 operai, un chilo di pasta, era questo che entrava in questo piatto. Questo Giuseppe Pitre, un giorno tu lo conoscerai, perché nella nostra cultura siciliana e palermitana in particolare,
Cerca di immaginare che tu ogni mattina quando ti alzi guardi la tua città, guarda la tua gente perché la vuoi bene, no? E quando torni a casa la sera scrivi di ciò che hai visto nella giornata. Lui ha osservato tutto, ma tutto, tutto, tutto ciò che ha vissuto nella sua vita. E ha scritto di tutto, di come la gente si vestiva, di cosa mangiava, di perché lo mangiava, delle feste religiose. Incredibile. Questo è diventato un mestiere. Etnografo si chiama. Sì, o etnologo. Oppure è anche un medico che ha raccolto tutta la storia della Sicilia nel suo studio. E chi sei tu? Bravissima. Io vi ringrazio, signorini e signorine. Vi è piaciuto? Sì. Alla prossima volta. Grazie.